Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 nuovamente su Europa Universalis 4, la nostra campagna con le nostre palanche genovesi. Negli scorsi episodi avevamo raggiunto il nostro obiettivo della campagna, che era quello di fare l'obiettivo All the Trade Belong to Us, che andiamo a rivederlo e ammiriamolo, l'abbiamo raggiunto, All your Trade Belong to Us. E nulla, adesso ci rimaneva l'obiettivo quello di fare il 100% del mercantilismo. Altri obiettivi non ho avuto il tempo personalmente di mettermi qua a, tra virgolette, spulciare cosa si può fare, cosa non si può fare, eccetera, eccetera. Ad esempio, una provincia su ogni continente mi sembra un obiettivo abbastanza plausibile. Ad esempio, noi abbiamo Sud America e Oceania, ci manca. Sud America, c'è ancora qualche provincia libera qua? No. Provincia Sud America, io posseggo delle province qua, Nuova Alassio. Hanno già preso tutto gli spagnoli. Questi francesi. Oceania c'è la possibilità. No, non c'è manco più la possibilità di andare. No, c'è ancora la possibilità di andare qua in Australia. Ma sì, mandiamolo lì, dai. Chi se ne frega dei francesi, tanto ci odiano già. Tra l'altro sto notando che ci odiano anche il Commonwealth perché vogliono delle nostre province. A me mi chiedo, ma vogliono gli Eidiskull e il Sofia? Cioè davvero state scherzando? Sofia. The Sofia. Te le vendo, dai. Te le vendo. Commonwealth is at war. Non posso vendertele. Vabbè. Allora, il mio obiettivo è quello adesso di andare in guerra con il Papa, che si sta per convertire al Carotti. Perché non sei, sei protestante? Non, no, sei cattolico. Perché c'hai gli zeloti protestanti, cattolici? Vabbè, insomma, il mio obiettivo adesso è quello di riunire l'Italica regione. Prima cosa, dichiarare guerra al Papa. Che alleato col Papa Latinato è la Provenza. Quindi, declare war. Potrei farlo per nazionalismo. Ha. Nationalism. Take Rome. Take capital Rome. Allora, potrei secondo me cavarmela con molto poco, nel senso. Abbiamo poco manpower. Vabbè, non manpower si sta recuperando. Però portiamo a casa un esercito. Quantomeno lo portiamo a Napoli. Napoli, Napoli. Ok, portiamo a Napoli. Adesso il mio obiettivo è divertirmi, tra virgolette, fare il cazzone, non ho più obiettivi, anche dovessi essere venire arato brutalmente, non mi tange più di tanto. Dov'è che c'ho un'unità? Oh. Non mi tange minimamente proprio. Stavamo nazionalizzando London mentre camminavo su London Bridge. Rubò due cervi, ne basta. Blockade non mi interessa. Siamo sempre la potenza numero uno su questa faccia della terra. Nel senso che ce lo dovete puppare altamente. Probabilmente c'è quella di avere anche la città con più development possibile, se non mi sbaglio. Adesso non vorrei dimenticarmela. City, sì, 61. 60, siamo a 46. One core problem with the 60 development. Abbiamo Milano. Anche se è un po' ridicolo che Milano sia più potente di Genova, ma siamo a 3, no, siamo a 37. Costa 5. Dov'è, scusa, quella che abbiamo 60? Ah, forse è Londra, davvero Londra è 46? È Londra, no? Abbiamo il centro economico mondiale che è Londra, molto bene. Qual è la città con più development, per curiosità? Out of curiosity, development. Parigi è a 55, mica Parigi è più importante di noi. Praga 52, Varsavia, beh, Varsavia non hanno fatto 45. Warsaw, mica, qua non hanno sviluppato qua, eh? 30, bravi. Wow, questa provincia qua giù. Assam 42, 44, complimenti. Io sono rimasto un po' indietro a development perché non mi piace mai fare troppo development, troppo sviluppo. Comunque abbiamo 46 Londra. Non ci vuole tanto a cliccare il buttoncin. Perché non posso? Ah, devo fare prima qua. Pardon, excusez-moi. Tu sei alleato con quei signori qua della Provenza. Che però vabbè, la Provenza. Dai, su via, signore, la Provenza. Sei pur sempre la Provenza. Però questi hanno i ribelli. Non voglio andare a combattere i ribelli, sinceramente. Se io ti do il passaggio. Non ti do il passaggio perché tu mi stai sulle palle. C'è anche Toscana che è alleata con Serbia e Provenza di nuovo. Sì, si può pensare anche a annettere la Toscana.
Luke alleata con Oldenburg, va bene. Vediamo un attimo solo la mia... Oh, reject the reform, guadagno 2 di inflazione. Prendiamo 2 di inflazione. Vediamo un attimo l'aggressive expansion, che è bassa in Italia. Italia è bassa, posso prendermi il papozzo. Posso vassallizzarlo il papozzo. Non mi ricordo mai come si fa a vedere se posso vassallizzare. Teoria dovrebbe essere al 100%. Questo quanto vale Roma come provincia? 27, 16, 19. In teoria penso di sì. Ok, tu non abbiamo nessun generale migliore di questo? Seriamente? Ma che schifo. Ma che schifo, esigo un generale migliore. Molto bene, come non detto. Dammene un altro. Bene, meno uno decente. Caccia via calci nel culo questo Giorgio Brignole che fa puzza di merda dal mattino alla sera. Allora, andiamo per prima cosa negli Abruzzi. Allora, caccia su tutti i forti subito. Caccia su tutti i forti subito. Dov'è qua che si cacciano sui forti? Caccia sui forti. Abbiamo un po' di militarismo. Abbiamo un manpower che è un po' basso. Un po' basso, un po' basso. Questa però c'ha... non è che abbia tantissimi mercenari. Andiamo tantissimo, vabbè, fa lo stesso. Dichiamo guerra al Papa che voglio assolutamente i tuoi territori. Take Roma. Roma. Brandeburgo verrebbe pure. Quanti favori ci deve il Brandeburgo? Perché il Commonwealth non viene? Fighting in another world. Quanti favori ci deve il Brandeburgo? Cioè, dei 46, vieni assolutamente. Vieni assolutamente, Brandeburgo. Prima che perda tutti i favori col Brandeburgo. Vieni assoluta, ti prometto anche dei territori. No, non puoi. Favori, confirm. Babà. Ok, abbiamo creato una provincia. Roma, provincia, Torino, capitale. Chi è che ha fatto questa Tupinala? Tupinampur. Cioè io non ho modo di avere una provincia in Sud America. Se non faccio quell'obiettivo per il Sud America mi girano letteralmente le balle. Tra l'altro non so dove mandare più i miei omini. Mandali qua uno e lì l'altro. Ok, tanto siamo in guerra con Roma. Roma. Andiamo a distruggere Roma subito. Subito. Oh no, nativi. Cattivoni nativi. Ehi, Ciccio, non puoi perdere contro il Papa, eh. Ti interdico. Quante cacchio di... Forse che c'è poca fanteria in questo esercito. Ok, senti, facciamo una bella cosa. Allora, reclutami, crea template, mercenari 10. Template name, non mi interessa, reclutalo lì. Boom. Ok, wipe. E il Napoli, perché è intervenuto a Napoli? Ah, non era... Ah, era Napoli, non era... Ops. Allora ho fatto bene a chiamare... Ho fatto bene a chiamare il Brandeburgo. Avevo letto male io, ho letto... Ma da quando sei alleato con... Da quando sei alleato con... Come si chiama? Con Napoli. Da sempre, non era la Provenza, era la Toscana che era alleata con la Provenza. Merda, vabbè. Forse... Meglio, mi prendo anche tutta Napoli. Anche perché io adesso appena ho fatto 10 di fanteria li mando qua. Li mando lì. Facciamo il gioco a chi c'ha il pisello più grosso. Sul mio forte di montagna, poi no, dai, non vuoi, tu non vuoi rimanere a combattere su un forte di montagna, vero? Sarebbe molto bello, no, peccato, non rimango. Peccato, non rimani. Ah, bravo, vai a combattere i ribelli, bravissimo. Bravissimo, mi piace, mi piace. Così appena tu hai finito la battaglia, io ti diseredo. Qua che cosa abbiamo? 24 navi. Quanti marinai abbiamo? Dammi 24 navi da distruzione di massa. Non appena hai finito quella battaglia. Vorresti scappare? C'è già poco morale. Boom, bitch. Questo è wipe, secondo me. Sì. Mi chiamavano stratega.
Piacere, signor Strate. Bravo, fammi tu l'assedio, grazie. Grazie, me lo facci lei l'assedio. Ma mi facci la cortesia. Posso fare l'assedio solo con mercenari? Detacciami tutti i mercenari. Sì, dovrebbe bastare per tutti gli assedi di questo mondo. Caput Mundi. In teoria adesso Napoli ricreerà le truppe lì, non avrà modo di passare. Roma, il tuo obiettivo è Roma, Brandeburgo. Il tuo obiettivo è Roma. Ah, Roma. Core d'sta città. Unico grande amore che ci fa sognare. Scusate, non lo farò mai più, lo prometto, lo prometto. Tanto non lo guarda più nessuno stasera, quindi. Ah, finalmente la Commonwealth ci ama di nuovo, bene. Perdi 400 ducati, guadagni uno di mercantilismo, assolutamente sì. Perché insisto ad andare avanti senza il generale qua, vabbè. Non so perché insista ad andare avanti senza il generale. Quante artiglierie c'è? 11 di artiglierie c'è. Template. No, non c'ho più mercenari perché sono tutti qua i mercenari, scommetto anche. Sì. Oi, guarda questo signore. Le signore. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Calandrin. Calandrin che fa un bel bambin. Cos'è qua? Nuova Savona. Nuova Savona si è espansa fin laggiù. Bravo, bravissimo. Bravissimo. Bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo. Napoli e mille parole. Te le sei già prese tu dalle mie navi commerciali. Bene, molto bene. Dov'è andato il Brandeburgo? Brandeburgen? Roma lì cosa sta facendo? Non lo so. Allora, dammi un uomo solo. Un uomo solo al comando. Vai qua, così Napoli ce l'abbiamo di torno. Sì, vai a togliermi quegli insediamenti, dai. Bravo, bravo, dai, bravo. Divertiti. Divertiti. La capitale del Napoletani non è Palermo. Vuoi sapere qual è la capitale dei Napoletani, ma vabbè. Allora, il Papa vedo già che ha poco entusiasmo, eh. Palatinato è alto invece come entusiasmo. Come ti permetti? Ok, tu adesso mi vieni a Roma. Come fa lui a passare nei miei territori qua? Mamma mia, cose inspiegabili. Cose davvero inconcepibili e inspiegabili oggigiorno. Oh, usiamo più marinai di quanti ne abbiamo. Che odio, vi odio tutti quanti. Vi odio tutti quanti. Gibilterra è passata al controllo di Napoli, vabbè. Fa lo stesso Napoli, ti perdono per questo tuo, per essere un birbante. Addirittura alto l'entusiasmo di Napoli, vabbè. Visto che sei un birbante, papozzo, ti diverti con Pococzo. Vai giuc, sei incacchiato, vai giuc. Salve. Sì, puoi avere anche tutto il generale che vuoi, c'ho il triplo dei tuoi uomini, dai. Gaut dal pe. Benissimo. Perfetto, andiamo a wipeout, questi sono tutti mercenari. Mercenari, miei mercenari. Ok, iniziamo l'assedio di queste province. Nel frattempo... E anche qua è la capitale, Sus, Biserte. Quale cacchio è la capitale di Napoli? Questa? Kef, no? Qual è la capitale di Napoli? Ah, è il Salento, l'avevo già preso, bene. Ok, abbiamo già rotto le mura anche lì. Molto bene, molto bene, molto... Chi è che rompe le balle qua? Ma cosa vuoi, Nuova Alassio? Pay of placate, rocca di Terry. Senti, hai rotto le balle, Nuova Alassio. Tu devi essermi fedele finché morte non ci separi. Perché sennò ti arriva una sberla. Ti arriva uno sberlon.
di quelli che proprio fanno sberluccicon. Ok, intanto qua l'assedio va avanti. Bene. Magdeburgo di cosa si sta occupando? Magdeburgo passa il tempo con idee innovative. Vabbè, passerà il tempo anche lui. Passa il tempo delle mie. Intanto recuperiamo il manpower, va. Recuperiamo il... C'ho un sacco di soldi però in compenso. Come posso impiegarli questi soldi? Assolutamente facendo stock exchange da qualche parte. Che qua a Novara non è male. Anche qua a Parma. Tutta l'Italia è una buona zona per, tra virgolette, andare a incrementare i miei denari. Andiamo a vedere se nelle colonie c'è qualche zona. Sicuramente sì, c'è qualche zona. Ad esempio qua più 15. Ci aumenta notevolmente il vantaggio economico sociale. Qua invece più 3, più 4. Lì l'hanno già fatto addirittura. Panama già fatto. Andiamo a vedere allora magari di fare altri marinai. Sailor Modifier. Dove li possiamo fare altri marinai? L'ho già fatti ovunque, signori. Ho già fatto tutto quello per i marinai di questa terra. Cioè, non so più cos'è. Come prosciugare i marinai. Cioè, sono... Sogno erotico marinai. Ok, qua abbiamo preso ancora. Il nostro manpower sale a grandi falcate. Possiamo prendere l'istituzione intanto. Embrace. Yes, of course. L'ultima, che sono l'Enlightenment. Grazie. Thank you very much. Quindi ci avviciniamo ufficialmente nel late, uber late game. Io farei oltretutto. Abbiamo anche un tick qua che non farei. Abbiamo una tecnologia da fare in seguito. Va bene. L'obiettivo è vassalizzare Roma. Nel senso, prendere magari queste due province per unire finalmente i nostri possedimenti. La trega con l'Olanda è finita. Bene, finalmente tu vai a fare l'assedio. Alleluia. 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 Allora, il Napoli è allo. Vuoi uscire dalla guerra, Napoli? Avrei potuto chiamarlo come co-belligerante, Napoli, maledizione. Ok, Napoli ci prende tutto questo. Palermo. Non ci dai Palermo? La Palermo Reggio Calabria. Tutti i tuoi soldi. Coalition con la Toscana. Mi fai un gran pippone Toscana. Le war reps. Oh, aspettiamo. Aspettiamo. Crudeltà dei mercenari. Più due professionalismo. Mantenimento. Ma no, non mi interessa. Della crudeltà dei merce, che siano crudeli. Che faccino, faccino. Tu mi hai davvero scocciato adesso però. Devi pagarmi, mi devi assolutamente pagare, se no ti arriva una sberla. Se no ti arriva assolutamente una sberla. Adesso dichiaro guerra a questi. Quanti anni ha il nostro venerando leader? Non è così vecchio. Ed è un diplomatico. Anche se a me serve più un burocrate adesso. Serve un burocrate. Bene, nuova là. Se è giunto il momento che tu ti diverta un po' e che stia tranquillo. Ta 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 ta. Ok, dove che si sono ribellati, ma non ci interessa. Minimamente non ci interessa. Mi sa che ho perso delle navi. Ho come questa sensazione. No, non è vero. Cazzata.